Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e consulente di posaqualificata.it. Oggi ti voglio parlare di questo caso studio a Ravenna in cui dei miei clienti avevano delle particolarità, particolari necessità. Come sempre i nostri clienti, i clienti Bisacchi, sono molto molto esigenti e c'era necessità appunto di avere degli infissi molto molto sicuri antinfrazione, delle vetrate scorrevoli estremamente luminose perché erano all'interno delle logge e quindi queste logge toglievano un pochettino di luminosità agli ambienti e delle altre vetrate a finestra battente normale esposte ad ovest dove si erano presenti delle schermature solari, i classici scurettini impacchettabili, ma dove i clienti non amavano molto queste aperture e preferivano lasciarle quasi sempre aperte perché erano un po' scomode nell'utilizzo, quindi avevano bisogno di finestre che non facessero passare troppo calore all'interno e non si riscaldassero l'appartamento. Inoltre avevano un arredamento di design molto molto bello, come puoi vedere da alcune foto che sono allegate all'articolo, e quindi la porta blindata doveva essere completamente scomparsa, non si doveva vedere nulla. I miei clienti sono molto esigenti, oltre che per la sicurezza, anche per gli aspetti di domotica. Infatti, tutta la loro casa si comanda con uno smartphone e con dei pannelli appesi nelle varie pareti, e anche la porta blindata doveva essere comandata con la domotica, e anche le zanzariere dovevano essere appunto comandate con la domotica. Abbiamo risolto tutte queste esigenze attraverso una progettazione accurata dei serramenti di nostra produzione. Abbiamo scelto come sistema di serramenti degli infissi sciuco in alluminio a taglio termico e dei vetri, in particolare dei vetri blindati extra chiari per quanto riguardava le vetrate scorrevoli. Queste vetrate scorrevoli quindi le abbiamo realizzate con un profilo praticamente tutto vetro, in cui i 2 metri della vetrata corrispondevano a 2 metri di vetro e al centro era presente non solamente un montante da 3 cm di spessore. Il vetro all'interno di questi serramenti non era il solito vetro trasparente che tira sul verde, ma era un vetro extra chiaro che dona un'eleganza e una luminosità agli ambienti molto molto elevata. Poi in quelle finestre esposte ad ovest abbiamo optato per un infisso in legno perché dovevamo mantenere il decoro architettonico esterno, infatti siamo in centro storico a Ravenna, ma abbiamo utilizzato dei vetri selettivi. Abbiamo usato un rivestimento selettivo in faccia 2 del vetro in modo che potesse entrare meno calore all'interno dell'abitazione nelle ore pomeridiane. Infatti, essendo esposta ad ovest, quella facciata della casa dava molti problemi di surriscaldamento, anche con i vecchi serramenti molto poco prestanti da questo punto di vista. Inoltre, per la porta blindata abbiamo selezionato un modello e realizzato una boiserie, quindi un rivestimento sopra l'antiapribile che continuasse anche nel muro, come puoi vedere nelle foto, perché certe cose si descrivono meglio guardandole che appunto raccontandole in un video, ma l'effetto finale è stato veramente bello. Cioè, è difficile capire che è una porta blindata e è difficile capire che è una porta con così tanta tecnologia all'interno. Infatti, cioè, il mio cliente in qualsiasi posto, lui è una persona che gira il mondo, se si trova a New York sa se la porta è aperta, se la porta è chiusa, può aprire la porta eventualmente a me se devo andare a fare un sopralluogo sul posto, all'idraulico, con la donna delle pulizie, a tutte le persone che hanno bisogno di entrare in quella casa. E poi abbiamo trovato un sistema per fare delle zanzariere collegabili al suo impianto domotica, quindi sempre col suo smartphone può aprire e chiudere le zanzariere a suo piacimento. Il risultato estetico finale è stato molto molto bello, sono dei cari clienti di Ravenna ai quali abbiamo già fatto diverse case come questa e in ogni casa ci chiedono una difficoltà crescente. Nei prossimi video ti racconterò altri casi studio di questi miei clienti. Ciao e al prossimo video!